Ciao a tutti, l'altro ieri abbiamo depositato la querela a proposito delle usurpazioni messe in atto da Equitalia, Poste Italiane, in accordo con il Ministero delle Finanze e della Comunicazione ovviamente. Il fatto sta facendo scalpore perché ci hanno contattato già tantissime realtà sociali e anche movimenti e associazioni di ogni genere, perché la cosa apparentemente incredibile è veramente reale ed è un reato aggravato e continuato che si protrae oramai da 3-4 anni, quindi è ora che questo misfatto termini. Allora, ad uso e consumo dei cittadini che vogliono continuare a sentirsi uomini e donne a tutti gli effetti ed in pace con la propria coscienza, facendo tutelare i propri diritti e facendo valerli in tutte le sedi opportune, appunto noi abbiamo prodotto questo, abbiamo realizzato e depositato questa querela che dicevamo contro Equitalia, Poste Italiane ed altri, e abbiamo messo a punto anche un vademecum che prevede, diciamo, la prima fase di risposta agli attacchi di questi infami, e quindi adesso ve lo leggerò. Permette una prima fase difensiva in diciamo artigianale, diciamo fatta in casa, ecco, che però permette la creazione di un antefatto che poi è sicuramente utile e elemento cardine per portare avanti tutto l'insieme della difesa e dell'attacco. E allora adesso ve lo leggo, scusate gli occhiali ma purtroppo gli anni incombono. E quindi questo testo, questo documento si chiama Vademecum del cartolarizzato consapevole ed indomito. Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l'ennesima volta ha dimostrato la insostenibilità e la conseguente nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza numero 75/26/11, per di più è giunta a stabilire che l'iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Infatti tale prova si ottiene solo con l'esibizione in giudizio delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione, cioè Equitalia. Con la citata sentenza si afferma che se il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, l'onere di produrre gli atti precedenti di iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate, ricade sul concessionario, che generalmente presenta in giudizio solamente le relate di notifica o le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per raccomandata postale. La ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di un atto, un qualunque atto, non prova assolutamente il contenuto dell'atto stesso, di qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento. Con la conseguente giurisprudenza, eccone alcuni esempi. Sentenza 82-21-09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza 40-01-10 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza 559-10 del giudice di pace di Campi Salentina, sentenza numero 133-2012 della Commissione Tributaria di Campobasso e sentenza 4485 del giudice di pace di Genova. Non ci sono solo queste, ho inserito solo queste 5 per brevità e spazio a disposizione. Le sentenze che noi conosciamo, che in un paio di giorni abbiamo rintracciato, sono oltre 25, sempre e soltanto per questo argomento di nullità. In particolare la sentenza numero 133 2012, depositata lo scorso 11 giugno 2012,
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a Mezzocosta ed anche il giudice di pace di Genova, nella citata sentenza 4486 del 26 giugno 2012, ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta. Questo in ossequio al dettato dell'articolo 26,1 del decreto Presidente della Repubblica 602 del 1973, che impone al concessionario di avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario. Vale la pena di ricordare che l'ufficiale giudiziario è un funzionario pubblico, quindi dipendente statale, che viene assunto tramite concorso statale e per titoli e quant'altro, ed ha una forma giuridica ben precisa, è un coadiutore all'atere del giudice e fa delle cose che tutti gli altri che poi succedono a questa funzione invece non possono fare. Ma il motivo per cui la nullità viene diciamo, dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali è abbastanza più complesso, lo vediamo poi dopo. Nullità delle cartelle esattoriali significa che seppure la motivazione scatenante della cartella esattoriale era vera, legittima e valida, ad esempio una multa, però essendo viziato ed illegale il procedimento, anche la multa diventa nulla ed inesigibile. Quindi se poi dovesse venire per quella stessa multa anche l'ufficiale giudiziario e quindi informalmente essere diciamo, in maniera corretta la procedura, non può più richiedere quel pagamento perché nel frattempo attraverso questo diciamo, vulnus giudiziario, giuridico, la cartella è stata annullata, è stata resa nulla. E quindi cosa fare in caso di notifica di cartella esattoriale a Mezzocosta ordinaria o raccomandata? A. Se vi viene tentato di notificare una cartella di Equitalia, altro gestore, altro ente o comune o altro mezzo, ente a mezzo di posta raccomandata, 1. Dovete rifiutarvi di ritirarla e chiedere di depositarla in giacenza presso l'ufficio postale di competenza, quello da cui viene il solito vostro postino normalmente. 2. Il postino vi chiederà il motivo del rifiuto, voi rispondete che intendete avvalervi dell'articolo 23 del decreto legislativo 242 dell'1 ottobre 2008. Salve, che dice, salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui l'articolo 2, lettera E, sempre di questo stesso decreto legislativo, l'invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione, ecco importante, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato, in mancanza di tale attestazione fornita dall'addetto alla distribuzione quale incaricato di pubblico servizio. Cioè che significa? Significa che voi potete documentare attraverso uno scritto il motivo per cui rifiutate quella notifica. Oppure lo deve fare il postino, che è un appunto incaricato di pubblico servizio, affine in qualche modo al pubblico ufficiale. E quindi quello che scrive lui è affidabile. Comunque poi, 3, a partire da un paio di giorni dopo il fatto e prima del 30° giorno, altrimenti viene rispedita al mittente, vi recherete in un ufficio postale e confermerete la vostra volontà di rifiutare la decisione e di attestarla motivatamente, cioè scrivendo appunto tutte le motivazioni e le ragioni che vi inducono a prendere questa forma di azione. Come stabilito appunto dall'articolo di legge sopracitato, inserendo anche riferimento all'articolo 26,1 del DPR 602 del 73 e al DPR 241 del 90. Compilate l'attestazione, la fate timbrare e firmare dal direttore dell'ufficio postale e ve ne fate rilasciare una copia che farà testo e prova nelle successive fasi se ce ne saranno. 4. Infatti il normale procedimento di notifica postale, pure se prova la ricezione di un atto, come dicevamo prima, da parte del destinatario, questo non prova assolutamente il contenuto dell'atto stesso, come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e l'atto contenuto fosse consegnato di persona dall'ufficiale giudiziario al destinatario. Così si avrebbe la certezza del fatto. Quindi il nostro ordinamento giudiziario si basa sulla certezza dei fatti, cioè noi non possiamo prendere per buono una semplice ricevuta postale dove non c'è attestato nulla.
il cittadino ha il diritto di potersi difendere in qualunque tribunale, quindi siccome la sanzione amministrativa è una forma di condanna, lui ha il diritto sacrosanto, e nessuno glielo può togliere, di potersi difendere nei diciamo, opportuni tribunali, e quindi per esempio in questo caso dal giudice di pace, dove appunto in questo caso lui deve avere la possibilità di accedere al documento, come appunto dice anche il 24190, e poter verificare la giusta forma del documento, la giusta redazione del documento, la giusta legalità del documento, dopodiché lui può assumere una formula difensiva, altrimenti questo è tutto negato e questo è previsto dalla Costituzione, quindi non è non osservare queste regole significa non osservare la Costituzione, quindi questo è assolutamente improponibile ed è illegale ovviamente. Quindi occorre appunto la certezza del documento e con questa procedura è impossibile certificarla e quindi l'atto è nullo. La seconda ipotesi, B, siamo a conoscenza che Equitalia addirittura, per risparmiare, spedisce le cartelle esattoriali a mezzo posta ordinaria, il che, se possibile, è più turpe, disumano ed illegittimo. Nel qual caso occorre procedere così. 1. Rilevando nella posta ordinaria la ricezione di una cartella esattoriale, occorre recarsi al più presso un ufficio postale competente, quello vicino a casa, e richiedere un modulo di reclamo in doppia copia. Compilarlo inserendo tutti i vostri dati, i dati e codice della cartella esattoriale, aggiungendo il testo descritto sopra per quanto riguardava la raccomandata con ricevuti di ritorno e seguendo le fasi descritte ai punti A, 2, 3, 4 e 5. Poi una fotocopia, farsi consegnare una fotocopia della contestazione della modalità di ricezione della cartella che va consegnata di persona alla sede dell'Equitalia più vicina alla vostra abitazione e registrata con numero di protocollo e timbrata per ricezione. A quel punto potete aspettare tranquilli l'evolversi degli eventi. A quel punto sono loro che devono dimostrare che il documento loro è vero, è valido ed è esigibile. Ho finito, vi ringrazio, scusate qualche interruzione, ma non l'avevo ancora letto. Ciao a tutti.